Gentili telespettatori, buona giornata. E così l'annuncio di Meloni, bonus da 100 euro a gennaio per i dipendenti, 2 anni di sgravi per chi assume. La sinistra dice che è un annuncio elettorale che poi magari verrà smentito dopo le elezioni. Io vi riferisco comunque che il governo sta prendendo in considerazione, sta facendo questa legge per dare 100 euro in più a gennaio per alcuni dipendenti, adesso vi racconterò. Certo che ci sono sempre delle elezioni, allora un governo non può fare mai nulla, nel senso c'è sempre un'elezione regionale, un'elezione dei comuni, quelli importanti, un'elezione politica. Se c'è la logica che quando c'è un'elezione non puoi fare nulla perché sennò ti accusano di farlo per le elezioni, allora nessun governo potrebbe mai fare nulla. Ma torniamo a questa legge. Arrivano gli sgravi per chi assume, un bonus per i dipendenti da 100 euro. È il famoso bonus tredicesima di cui si era parlato nelle ultime settimane, era stato poi cancellato perché Giorgetti ha fatto chiaramente capire che i soldi non ci sono, non solo per quello ma per tante altre cose, cioè praticamente per tutto. Però questa volta spuntano i soldi. Non mi chiedete dove li vanno a prendere perché non è scritto da nessuna parte. Sono due misure che annuncia la Meloni. Dice: martedì porteremo in Consiglio dei Ministri, lo dice nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, un decreto legislativo che ci permetterà di erogare nel mese di gennaio 2025 un'indennità di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico, quindi non chi ha un reddito di 28.000, ma chi ha un reddito di 28.000 e ha un coniuge a carico e almeno un figlio a carico, quindi bisogna essere in tre con uno stipendio da massimo 28.000 euro lordi annui. Assieme a questo bonus tredicesima, perché questi 100 euro sono una tantum, però attenzione, prima si è parlato di 80 euro, poi si è detto i soldi non ci sono, adesso si parla di 100 euro, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il fatto che i soldi non ci sono, quindi può essere che a luglio, agosto, settembre il governo magari faccia marcia indietro dicendo volevamo farlo ma i conti sono peggiorati. E voi direte: perché i conti possono peggiorare? Sono già peggiorati e possono peggiorare ulteriormente proprio per il super bonus. Il super bonus sta creando un danno gigantesco, immenso. Insieme a questo bonus tredicesima, questi 100 euro che vi dicevo prima, che però vanno dati solo a certe condizioni, se voi siete uno o una che vivete da soli, con 28.000 euro e l'affitto da pagare, i 100.000 non vi arrivano. Dovete avere moglie o marito a carico e un figlio a carico, quindi dovete essere in tre dove lavora solo uno. Ecco, questo è il punto. Se lavorano due persone che prendono 14.000 e 14.000, bisogna vedere come può funzionare. Assieme a, come vi dicevo, a questo bonus tredicesima, Meloni annuncia sgravi per consentire nuove assunzioni, soprattutto di donne giovani, secondo quanto indicato dalla Meloni al tavolo con i sindacati, in vista del decreto di riforma delle politiche di coesione che approda martedì in Consiglio dei Ministri e reca specifiche disposizioni in materia di lavoro. Le misure, dice la Premier, servono a sostenere l'occupazione dei giovani, delle donne e di alcune categorie di lavoratori svantaggiati. Tali misure prevedono la riduzione degli oneri contributivi per i nuovi assunti per 2 anni. Sull'entità dello sgravio la Premier non si è sbilanciata, anche se nei giorni scorsi si è parlato di un super bonus per le assunzioni, che potrebbe arrivare al 130% del costo del lavoro.
Quindi assumete una persona e non si pagano praticamente le tasse, ma addirittura ti danno un bonus del 30% per non pagarle per un altro dipendente. Nello specifico, il decreto 1 maggio dovrebbe prevedere la possibilità di dedurre una quota del costo del lavoro pari al 120%, ma nel caso di giovani, donne, soggetti già destinatari di reddito di cittadinanza, lo sgravio potrebbe arrivare fino al 130%. Nell'incontro con i sindacati c'era il Presidente del Consiglio, Giorgetti Giancarlo in videocollegamento Ministro dell'Economia, e poi c'era Salvini, Vicepresidente del Consiglio, Marina Calderone, Adolfo Urso, il Vice Ministro Maurizio Leo, e poi Alfredo Mantovano, che è il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Per i sindacati c'era CGIL, CISL, UIL, UGL, CIDA, CISAL, Confintesa, CONFSAL e USB. Nel decreto poi ci saranno anche altre misure. Quindi riqualificazione lavoratori di aziende in crisi che affiancano quelle di sostegno all'occupazione e si concentrano soprattutto sui lavoratori di grandi imprese per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Nello specifico, dice la Premier, sosteniamo la nascita di nuove imprese nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord attraverso una misura dedicata ai soggetti attualmente disoccupati. L'obiettivo è quello di continuare a sostenere la crescita dell'occupazione, la riduzione della disoccupazione degli inattivi. La nostra linea di azione è chiara: sosteniamo chi cerca un lavoro, chi assume e chi intende mettersi in proprio partendo dalla categoria che oggi più difficilmente trovano, dalle categorie che più difficilmente trovano lavoro. Quindi sostegno a chi apre un'azienda, a chi era disoccupato, a chi aveva reddito, alle aziende se assumono, i 100 euro per qualcuno, perché insomma sono 100 euro che andranno a un certo numero di persone. Come vi dicevo prima, ricordatevi, massimo 28.000 euro lordi l'anno, coniuge a carico e almeno un figlio a carico, quindi tre persone con almeno 28.000, con massimo 28.000 euro di reddito. Con 28.000 e un centesimo già siete considerati fuori da questi 100 euro da pagare a gennaio 2025. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.